Ciao, il tuo amante ti tradisce, che fare? In questo video per rispondere a molte donne che mi seguono su YouTube e che mi fanno questa domanda. Allora, qui entriamo in una sorta di paradosso. E qual è l'errore che commettono molte donne? L'errore che commettono molte donne è che accettano tranquillamente che quest'uomo tradisca la moglie con loro, ma non riescono ad accettare che tradisca loro con altre donne. Allora, qual è il nucleo della vicenda? Il nucleo della vicenda è che l'uomo ha un forte riferimento istituzionale con la moglie, per cui non lascia la moglie. In realtà, se fosse innamorato di te e non della moglie, la lascerebbe. Il fatto che magari non fa sesso con la moglie o ne fa meno non significa che non la ami, non significa che non sia coinvolto, non significa che provi una forte esigenza di stare con questa persona. Che poi ti racconti che lo fa per i figli, è soltanto un modo per trovare delle scuse, fondamentalmente, perché se amasse veramente te, farebbe il passo. E lui, e sicuramente, siccome la tradisce, è perché ha esigenze trasgressive, ha esigenze di trasgressione. E allora, queste esigenze di trasgressione, dopo un po' che questa relazione va avanti, è inevitabile che tu non riesca più a soddisfarle completamente, per cui lui si rivolgerà ad altre donne. Allora, che cosa fare in questi casi? Beh, l'unica cosa che puoi fare è ravvivare la trasgressione, cioè frequentare anche tu altri uomini. Non ci sono altre soluzioni, non essere più dedica non dedicarti più soltanto a lui, ma mettere degli antagonisti, frequentare realmente degli antagonisti, frequentare realmente altre persone. In questo modo vai a creare diciamo, quell'emotività, vai a creare anche, diciamo, da un certo punto di vista, a destrutturare il suo sentirsi maschio, il suo sentirsi virile, perché analogicamente gli stai dicendo che non riesce a soddisfarti completamente. Ma il fatto di dire no, non devi andare con delle altre, sei uno stronzo, fai male, ti sbagli, guarda cosa mi stai facendo, non serve completamente a nulla, anzi, serve solamente a farlo allontanare. Quindi il discorso di fondo è che intanto tieni presente che se uno tradisce la moglie, il tradimento è comunque per lui un qualcosa di naturale. E se vuoi che si coinvolga con te, devi necessariamente mettere degli antagonisti, altrimenti lamentarsi solamente contribuirà a farti stare male, ma non risolverà la situazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Ti ricordo inoltre che a partire da 20.000 iscritti partirà un nuovo servizio in diretta streaming, per cui potrai fare domande in diretta su un tema da te proposto. Per questo video è tutto e ti do appuntamento al prossimo. Mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!